c'è una preintesa tra... Io mi auguro tutte e tre le regioni, non solo Emilia Romagna e Lombardia, mi auguro anche il Veneto e il governo, perché vorrebbe dire piantare una bandiera talmente ben robusta nel terreno e in profondità che nessun governo e Parlamento credo potrà ignorare o dovrà ignorare tra pochi mesi, quando si sarà l'insediamento appunto del nuovo Parlamento e poi del nuovo governo. E lo dico indipendentemente persino dalle appartenenze politiche che ci saranno o dalle maggioranze politiche, perché una preintesa su cui stiamo lavorando su materie così robuste come la salute da un lato, l'ambiente e il territorio dall'altro, il lavoro, la formazione, le politiche economiche dall'altro, sono materie che rappresentano la quasi totalità delle competenze oggi delle regioni. Pensate, in termini di salute e di sanità, la gran parte del bilancio attiene proprio a quello. Mi pare che la discussione è stata una discussione positiva. Il fatto che nessun gruppo politico, ovviamente non di maggioranza ma nemmeno di opposizione, non abbia riconosciuto comunque la bontà di questo percorso, pur con sfumature diverse, mi dà molta soddisfazione, anche perché è un clima molto diverso da quello in cui partimmo, in cui ci fu chi sventolò ad esempio le bandiere e propose di separare l'Emilia dalla Romagna. Io credo che sia giusto pretendere più autonomia nella sacralità dell'unità nazionale, ma se noi dal futuro governo e dal futuro Parlamento otterremo il riconoscimento di autonomia differenziata come crediamo, come chiediamo attraverso l'articolo 106 della Costituzione, potrebbe essere per l'Emilia Romagna un'occasione di una grande opportunità per crescere ancora più velocemente di quello che stiamo facendo.